Riprendiamo il discorso che avevamo intrapreso la volta scorsa. Stavamo cominciando a dire qualcosa sulla qualità e sulla evoluzione del concetto di qualità nel tempo. Vi avevo cominciato a dire, per l'appunto, che la qualità e lo sviluppo di tutta una serie di concetti e di metodologie relative alla qualità e al miglioramento della qualità avviene in Giappone. In Giappone nell'immediato dopoguerra, dove per l'appunto vi avevo detto che vengono invitati dal Giuse due esperti di qualità, Juran e Deming, e vengono appunto invitati a svolgere una serie di seminari sui temi della qualità. Questo, diciamo, costituisce in qualche modo l'embrione, il seme, che contribuisce poi e contribuirà allo sviluppo della qualità e dei concetti della qualità in Giappone, con la realizzazione, con lo sviluppo di quello che è un premio per la qualità, con la realizzazione di addirittura una bandiera per la qualità, di la consacrazione di un mese per la qualità, che è il mese appunto di novembre. E su questa scia, su questa falsariga, poi vedremo che anche gli americani seguiranno la stessa strada e quindi anch'essi sceglieranno un mese per la qualità, istituiranno un premio per la qualità. Bene, a parte queste che sono le cose che ci siamo detti, volevo dirvi qualche cosa, anche perché ovviamente questi signori, Juran e Deming, che andarono in Giappone a parlare di qualità, come risultato, come effetto, che cosa ebbe, oltre al fatto logicamente che il concetto di qualità cominciò ad affermarsi e a diffondersi capillarmente in tutti i settori produttivi giapponesi, contribuì anche allo sviluppo, alla crescita logicamente di quelli che erano studiosi dei temi della qualità. Uno di questi è Ishikawa. Ishikawa, l'avevo richiamato, lo vedremo subito, lo richiamerò comunque anche nel seguito per alcune affermazioni e alcune intuizioni appunto che lui ebbe in merito alla qualità. Ishikawa comunque che cosa dice? Dice che la qualità è una attività di progettazione, sviluppo, produzione, servizio al cliente di un prodotto di qualità che sia il più economico, il più utile e sempre soddisfacente. In effetti lui introduce, come vedete in questa definizione, introduce il concetto di cliente senza specificare chi poi alla fine è effettivamente cliente, utilizzatore del prodotto. Infatti, come vedremo poi meglio anche nel seguito, secondo Ishikawa il cliente è comunque colui che utilizza un prodotto, ma non è il prodotto finale, il prodotto ultimo del processo di produzione. Distingue per l'appunto quello che è un cliente interno da un cliente esterno e quindi anche all'interno di un processo esistono dei clienti che sono clienti interni al processo stesso, lo vedremo poi meglio tra poco. Ma comunque richiama il concetto quindi di cliente, senza, ripeto, detto specificare chi fosse poi questo cliente, ed estendendo il concetto di cliente a tutte le funzioni all'interno di un sistema produttivo. E ovviamente si ricollega come concetto di qualità al concetto di qualche cosa che deve soddisfare, di soddisfacente per il cliente, in grado cioè di soddisfare le richieste e le esigenze implicite ed esplicite del cliente.
come dicevo, distingue tra cliente interno e cliente esterno e parla poi di una serie di strumenti e tecniche che possono essere impiegate per il miglioramento della qualità in azienda. In particolare, oltre ai 7 strumenti per la qualità, che erano poi quelli importati da, di cui avevano parlato Juran e Denning e di cui parleremo nel dettaglio anche noi, quindi dal foglio di raccolta dati all'istogramma, alla stratificazione, ai diagrammi di Pareto, alla correlazione, al diagramma causa-effetto e alle carte di controllo, ma parla anche di Quality Function Deployment, QFD, che di fatto è una tecnica di origine giapponese che viene e può essere utilizzata per il coinvolgimento del cliente nel progetto di un prodotto, per la definizione appunto di quelle che sono le specifiche tecniche funzionali di un prodotto, e parla poi di ciclo di controllo PDCA, di cui vi parlerò a breve, Plan, Do, Check e Act, e quindi di un controllo continuo di quelle che sono appunto le fasi principali di un processo di miglioramento della qualità. Ishikawa comunque dice ovviamente una serie di cose, ma queste le avevo cercate di, avevo cercato di sintetizzarle. Certamente, tra altre cose, di questo autore credo di avervi indicato anche un libro che si chiama Guida al controllo di qualità, l'editore Franco Angeli, appunto l'autore Ishikawa, dove ovviamente oltre a raccontare quello che è il suo pensiero, ma spiega nel dettaglio anche quelli che sono i 7 strumenti per la qualità. Cliente interno e cliente esterno, vi avevo già prima anticipato questa distinzione appunto che Ishikawa fa. È una distinzione, ma di fatto per lui sia il cliente interno che il cliente esterno hanno lo stesso valore, hanno la stessa importanza, no? E la distinzione che lui fa è questa: c'è ovviamente un cliente esterno, ovvero un cliente finale, ovvero al termine di quel processo di produzione che abbiamo visto, colui che compie un uso attivo e ultimo del prodotto, cioè colui che utilizza il prodotto che il sistema produttivo realizza, è considerato cliente finale o cliente esterno, quindi esterno al mio sistema. Ma oltre a quel cliente, che è quello a cui immediatamente noi pensiamo quando parliamo di cliente, no? Il cliente per noi chi è? Quello che utilizza il prodotto che abbiamo realizzato. C'è però anche un altro cliente, ed è il cliente interno. Chi è il cliente interno? Ishikawa dice, per l'appunto, che il cliente interno è ogni elemento di un processo che si trova a valle di una fase determinata. Quindi che cosa significa? Che in un processo di produzione, qualsiasi fase del processo che si trova a valle di una determinata fase, è ovvio, è cliente della fase a monte. La fase a monte è fornitore, la fase a valle è cliente della fase a monte. E quel tipo di cliente, ovvero è un cliente che è interno all'azienda, no? Perché è ovvio che non è l'utilizzatore del prodotto finale, ma è comunque qualcheduno che all'interno dell'azienda e all'interno di quel processo utilizza, impiega, che cosa? Il semilavorato che proviene ovviamente dal reparto, dalla fase del processo immediatamente a monte. E quindi il cliente interno, lo definisce Ishikawa, è un soggetto che riceve un prodotto. Di fatto il prodotto può essere un assieme, un sottoassieme, un semilavorato,
senza esborso di denaro, è ovvio, no, ci mancherebbe, è una fase del processo, quindi è ovvio che riceve dalla fase a monte qualche cosa senza esborso di denaro all'interno di un determinato sistema produttivo. E questo, questa distinzione, questa intuizione che lui ha del cliente interno ed esterno, perché è importante? Perché è chiaro, secondo Ishikawa, per realizzare un prodotto di qualità e per ragionare in un'ottica di qualità totale, complessiva di un sistema, così come noi ci preoccupiamo di realizzare un prodotto che soddisfi le esigenze implicite ed esplicite del cliente finale, dobbiamo anche preoccuparci di soddisfare le esigenze di ogni fase del processo, a valle ovviamente delle fasi del processo stesso, di ogni singola fase, a valle delle fasi, delle diverse fasi del processo. Cioè, che cosa intendo dire? È chiaro che in un processo allora, sempre seguendo il solito schemino, immaginando che questo siano fasi diverse del mio processo, ovviamente chi colui che si trova a valle di questo processo e è l'utilizzatore finale del prodotto è il cliente esterno. Ma come dicevo, esistono clienti interni, no? Allora, ad esempio, il reparto, la fase del processo 3, è evidentemente un cliente interno. E chi è il suo fornitore? Il suo fornitore è il reparto a monte. Ora, qual è l'obiettivo che dobbiamo cercare di raggiungere? Nel cliente noi cerchiamo di realizzare un prodotto che soddisfi le sue esigenze implicite, esplicite, eccetera, eccetera. Dobbiamo fare lo stesso anche all'interno del processo. Cioè, il semilavorato, l'assieme, il componente che viene lavorato nel reparto, nella fase del processo 2 e va a valle, quindi nel reparto, nella fase del processo 3, deve avere, ovviamente, deve rispondere alle esigenze implicite ed esplicite del reparto a valle. Perché? È ovvio, perché se comincio a far andare avanti prodotti difettosi, prodotti non conformi alle specifiche, è chiaro che metto il reparto o la fase del processo a valle in difficoltà, perché significa che quel componente che gli arriva deve essere rilavorato, deve essere modificato, quindi si perde tempo nell'intero processo e quindi è ovvio che l'intero processo ne risente. In sostanza, quello che dice Ishikawa, che poi rappresenta anche un pochettino uno dei principi di base del just in time, devono andare avanti soltanto i prodotti buoni, i prodotti che rispondono perfettamente a quelle che sono le esigenze delle parti a valle, e quindi devo puntare alla soddisfazione sia del cliente esterno che del cliente interno. È ovvio che questo reparto 3 è cliente del reparto 2, ma a sua volta è fornitore del reparto 4, che si trova ovviamente a valle dello stesso reparto 3. E quindi è chiaro che ognuno, ogni reparto, ogni fase chiede qualche cosa, esplicita qualche cosa in maniera
quindi dichiara le caratteristiche che un determinato componente deve avere, e quindi se è vero che pretende qualche cosa deve anche impegnarsi per fare in modo che quello che poi sarà richiesto dai reparti a valle venga ovviamente da loro realizzato. Come appunto dicevo, dunque si parla di catena fornitori clienti, no? Si parla, usando un termine abbastanza diffuso, anche di supply chain, quindi di catena degli approvvigionamenti. Nella catena fornitore cliente, e qui avevo cercato molto semplicemente di caratterizzare una catena di questo tipo, dove ovviamente, vedete, queste sono, avevo immaginato, fasi del processo: un magazzino, delle lavorazioni e un controllo per andare poi a un magazzino finale, dove ognuna di queste fasi ovviamente avevo scritto cliente e fornitore. Ovviamente c'è un fornitore e c'è poi un cliente finale, un cliente esterno che utilizzerà il prodotto. Bene, allora certamente il mio sistema dovrà innanzitutto, per cominciare la produzione, dovrà interpretare, capire, conoscere quelli che sono i fabbisogni quindi le esigenze del cliente finale, d'accordo? Queste esigenze, lo vedremo, sono appunto definite e vengono appunto definite come esigenze implicite ed esplicite del cliente. Cioè le esplicite sono quelle che il cliente dichiara, le implicite sono quelle che non dichiara ma che dà quindi per scontato e che si immagina ovviamente di ritrovare nel prodotto finale. Ho detto cliente esterno, ma è importante anche il cliente interno, quindi così come ci sforziamo di capire i bisogni del cliente esterno, dobbiamo preoccuparci anche di capire i bisogni del cliente interno, ovvero i bisogni, le esigenze, implicite o esplicite, dei singoli reparti e delle singole fasi del processo. Fatto questo, devo definire con il fornitore, che ovviamente rappresenta il primo cliente, ovviamente chi sarà? In questo caso ovviamente immaginiamo possa essere l'accettazione, no? delle materie prime che vanno in un magazzino. Chi è il fornitore? Il fornitore ovviamente è il fornitore esterno, quello che mi approvvigiona di questi componenti. E quindi è chiaro che così come io definisco per le singole fasi del processo le caratteristiche che i materiali di lavorazione devono avere, quando risalgo la catena è chiaro che arrivo al fornitore esterno e quindi devo definire anche con il fornitore esterno le caratteristiche e le specifiche che i componenti, i materiali devono avere. Dopodiché, che cosa faccio? Quello che solitamente appunto si cerca di fare, si definiscono degli indicatori che servono a che cosa? È chiaro che gli indicatori servono a dare una misura, quindi a misurare il processo e farci capire ovviamente in che direzione stiamo andando, cioè se le cose vanno bene o non vanno bene. E quindi definiamo, per esempio, per il processo degli indicatori che sono collegati con le varie attività del processo, vediamo come variano e ovviamente cerchiamo di intervenire per migliorare i valori degli indicatori stessi. Questo è quindi grosso modo il concetto di cliente interno ed esterno, e questa è, come vi dicevo, la grossa intuizione di Ishikawa, che parla appunto di cliente interno ed esterno e di soddisfazione di entrambi, se si vuole che ovviamente il processo sia un processo realizzato in un'ottica normale. Quindi voglio dire, i processi sono costituiti da catene fornitori clienti, catene interne, e ovviamente il miglioramento di ogni anello della catena, l'anello ovviamente interno rappresenta il legame che c'è tra
un reparto e il reparto a monte o il reparto a valle, deve essere ovviamente ogni miglioramento di un anello orientato al cliente, quindi all'utilizzatore del materiale, del componente, dell'assiemo di quello che è. Migliorando quindi ogni anello della catena, migliora ovviamente tutta la catena, cioè migliora tutto il processo. E quindi, dicevo, il miglioramento del processo lo si ottiene non soltanto puntando su quello che è il fornitore, e quindi è inutile accanirsi sul fornitore e sulle caratteristiche che i materiali in ingresso devono avere. Devo ovviamente cercare di migliorare l'intero processo, quindi l'intera catena, e quindi ovviamente cercare di interpretare e andare incontro anche a quelle che sono le esigenze non solo del cliente esterno, ma anche e soprattutto dei clienti interni. Questa slide diciamo che vi dà un po' un'idea di quello che è l'evoluzione poi del concetto di qualità, di cui in qualche modo abbiamo parlato in maniera implicita o esplicita fino ad ora. Come vedete, inizialmente si parlava di qualità, abbiamo parlato di qualità e con riferimento ovviamente a questa parte del diagramma siamo agli inizi del secolo scorso, si parlava di qualità come controllo finale del prodotto e quindi collaudo finale e controllo su quello che era il prodotto finito. In sostanza abbiamo visto la logica era del tipo passa nel passo, il prodotto va bene o non va bene, se non andava bene veniva rilavorato. Si è passato poi a un concetto di controllo di qualità, controllo di qualità del prodotto che ovviamente faceva riferimento all'intero sistema produttivo, per passare poi a un concetto di assicurazione di qualità, che abbiamo visto il quality assurance in sostanza che cosa vuol dire, e garanzia che in sostanza venga applicato in maniera corretta ciò che è stato definito. Quindi in questo senso assicurazione di qualità, garanzia di qualità, fino ad arrivare ovviamente al concetto di qualità totale, qualità che abbraccia, ricopre tutti i settori dell'azienda, per arrivare poi a quello che è il concetto di TQM, Total Quality Management, e in particolare il concetto di certificazione dei sistemi di gestione di qualità, e quindi in particolare le norme ISO 9000 di cui volevo darvi una breve panoramica e di cui parleremo a breve. Ritorniamo però a quello che è il concetto di qualità e la definizione di qualità per introdurre il concetto di certificazione, no? Di cui molto spesso si sente parlare, di cui certamente avrete sentito parlare. Allora, vi ho riportato quella che è una affermazione di Crosby, l'autore di quel testo Quality is Free, che appunto fa questa affermazione che in qualche modo non è una definizione di qualità, ma dice: la qualità ha molte cose in comune con il sesso, tutti vorrebbero farla, tutti pensano di conoscerla, tutti ritengono che per l'esecuzione sia solo questione di seguire le inclinazioni naturali, e come al solito la maggior parte pensa, quando le cose non vanno bene, che i problemi siano causati dagli altri. Ma la qualità in sostanza che cos'è e come può essere definita? Allora, certamente l'abbiamo detto all'inizio, la qualità non è la mancanza di difetti. Perché? Perché abbiamo detto che non è corretto definire la qualità in questo modo, cioè la rispondenza a quelle che sono le specifiche di progettazione. Perché potrei aver realizzato un progetto errato che non risponde alle esigenze del cliente, e non per questo ovviamente il prodotto realizzato può definirsi un prodotto di qualità.
Questo signore, Peter Drucker, che è un economista americano, ha affermato che la qualità di un prodotto o di un servizio non è ciò che il fornitore vi mette, ma è ciò che il cliente ne ricava e per cui è disposto a pagare. Un prodotto non è di qualità perché è difficile da produrre o perché è caro. Questa è soltanto incompetenza. I clienti pagano solo ciò che è loro utile e fornisce loro un valore, null'altro costituisce la qualità. E quindi in sostanza Drucker afferma qualche cosa di importante, cioè dice la qualità non è che la mettiamo, la stabiliamo noi, no? La stabilisce il cliente. Il cliente compra soltanto ciò di cui ha bisogno e ciò per cui è disposto a pagare, no? Se per lui una cosa non è di qualità, cioè significa non risponde alle sue esigenze, non soddisfa le sue esigenze, ma possiamo chiedergli quello che vogliamo al cliente, il cliente non lo compra il prodotto. Quindi è importante da questo punto di vista che si tenga conto in qualche modo del cliente, delle esigenze del cliente e di quello che poi in qualche modo il cliente è disposto a spendere, no? Il classico esempio, no, che faccio che, per spiegare questo concetto, se considero due autovetture, immaginiamo una Ferrari e una 500 e chiedo a bruciapelo quale delle due secondo voi è caratterizzata da una qualità maggiore, da una qualità più alta, che cosa mi verrebbe di rispondere? È chiaro che mo abbiamo detto quello che dice Peter Drucker, quindi ovviamente la risposta ce l'avete quasi, ma è chiaro che se ve l'avessi chiesto forse prima di questa affermazione, ma ci sarebbe stato chi ovviamente senza pensarci su due volte avrebbe risposto ovviamente la Ferrari, chi invece pensando ad un tranello, no, si sarebbe posto il problema e avrebbe risposto, beh, se però mi sta chiedendo questo, io direi, penserei subito alla Ferrari, non è la Ferrari, e allora voglio dire la 500, no? Però in effetti qual è la risposta giusta? La risposta giusta è che non c'è in assoluto un prodotto che è di qualità maggiore rispetto all'altro. Perché dipende dal cliente e da quanto il cliente è disposto a spendere per soddisfare le sue esigenze, no? Quindi che significa? È chiaro che se io considero la 500 e la Ferrari sono due tipologie di utenti completamente diversi, con una disponibilità economica anche diversa, molto probabilmente con esigenze completamente diverse. Per cui è chiaro che se io ho il cliente che acquista la Ferrari e che è disposto a spendere 200-300 mila euro una macchina, è chiaro che avrà esigenze completamente diverse dal cliente che spende 15 mila euro per comprare una 500, no? Quindi sono esigenze diverse, sono clienti che hanno esigenze diverse e che sono disposti a spendere cifre diverse, ma sono ovviamente clienti che potrebbero, per la cifra che spendono, essere soddisfatti, soddisfattissimi dei prodotti che hanno comprato, no? Così come potrei avere uno che compra la Ferrari e spende 250.000 euro e potrebbe per esempio essere un cliente insoddisfatto, perché è chiaro che se compro una macchina di quella categoria e spendo una cifra, è chiaro che voglio una macchina con certe caratteristiche e certe prestazioni, e quindi è chiaro che se in autostrada poi vedo qualcuno che mi supera, cioè potrei anche arrabbiarmi un pochettino, no? O se la macchina non risponde appieno a quelle che sono logicamente le mie aspettative. Quindi non c'è un concetto di qualità assoluta, ma c'è sempre un concetto di qualità che deve essere rapportato al cliente e alle esigenze del cliente. Questo signore, Francesco Colonna, un italiano, dà per la qualità una definizione che è la seguente. Considera la qualità come il rapporto
fra le funzioni realizzate da un prodotto, quindi F con R, e le funzioni attese dal medesimo, dal cliente, dal medesimo prodotto. Quindi è chiaro che le funzioni attese, il denominatore è maggiore del numeratore, cioè quelle che poi una cosa sono le funzioni che io mi attendo e che vorrei da un prodotto, e ovviamente le F con R, le realizzate, sono quelle che il prodotto è in grado di espletare, di realizzare, e che soddisfano ovviamente come funzioni le mie esigenze. Ovviamente questo rapporto è minore dell'unità, al più può assumere un valore unitario, il valore massimo è quando le funzioni realizzate superano, cioè scusatemi, sono uguali alle funzioni attese, nel qual caso ovviamente posso avere un soddisfacimento massimo. La qualità da questo punto di vista, quindi, come vi dicevo, non può essere pensato come un attributo di un prodotto, quindi un prodotto che realizzo può essere caratterizzato da un livello di qualità diverso, e questo livello di qualità dipende dal cliente, quindi la qualità non è massima, né appunto posso pensare che cresca indefinitamente. Il valore massimo lo assume quando le funzioni realizzate sono coincidenti con le aspettative. Poi vedremo che questo è vero, ma fino a un certo punto, nel senso che quello che le aziende cercano di fare è di anticipare quelle che possono essere aspettative del cliente, o andare oltre le aspettative e quindi cercare di raggiungere livelli di qualità che, a cui diciamo, molto spesso uno non ci pensa niente. Ovviamente, secondo questo concetto di qualità, quando è che ho lo stesso valore di qualità? È ovvio che dipende dai clienti, e quindi è chiaro che se considero due utenti uguali, percepiscono, quindi che hanno le stesse esigenze, questo significa due clienti uguali, è chiaro che percepiscono nel prodotto lo stesso livello di qualità. Mentre quando è che il valore, questo qui che abbiamo definito di qualità, funzioni realizzate su funzioni attese diverse, quando ovviamente i clienti sono diversi e quindi quando hanno esigenze diverse. Il livello qualitativo non è statico, ma è dinamico. E perché? Perché è chiaro, cioè le aspettative crescono continuamente da parte del cliente, e quindi quando una parte di queste aspettative vengono soddisfatte, vengono date per acquisite, il cliente ovviamente cercherà di richiedere altre funzioni, e si aspetta di ritrovare altre funzioni nel prodotto ovviamente che va ad acquistare. La cosa più ovvia, pensate ad esempio allo stereo nella macchina, è la cosa più banale, ma analogamente anche l'aria condizionata nella macchina, che prima era un qualche cosa di richiesto, oggi invece è una cosa che ritroviamo montata, installata anche su autovetture anche di piccola cilindrata, no? Quindi da questo punto di vista, prima trovare l'aria condizionata rappresentava un elemento per in più da parte del cliente per giudicare quel prodotto un prodotto di qualità, perché era un elemento in più in grado di soddisfare le esigenze e l'aspettativa del cliente. Adesso ovviamente appunto non è statico, ma è dinamico, viene dato per acquisito, e quindi bisogna cercare di mettere qualcosa in più nell'autovettura che si va a vendere per soddisfare le esigenze e le aspettative del cliente. Vedi il navigatore, vedi la porta, che ne so, USB per poterci caricare chiavette e ascoltare musica o quant'altro. Bene. Tutto questo ovviamente lo sto facendo per introdurre la norma, la ISO 9000, dirvi qualche cosa su questa norma prima di passare logicamente poi a quelli che sono
gli strumenti per il miglioramento della qualità. Volevo però darvi almeno dei cenni, un'infarinatura su quello che è il concetto di certificazione e qual è l'iter di certificazione che oggi le aziende seguono per arrivare alla certificazione secondo le ISO 9001. Allora, la norma che diciamo progenitrice poi di tutte le altre, ma progenitrice per quanto riguarda la definizione di qualità, è una norma, la UNI 8402, UNI ISO 8402, che definisce la qualità. E nella norma la qualità veniva definita come l'insieme delle proprietà e delle caratteristiche di un prodotto o di un servizio che conferiscono ad esso la capacità di soddisfare esigenze espresse o implicite. D'accordo? Quindi un poco né più né meno quello che abbiamo detto finora, quindi c'è sempre una qualità rapportata ad un cliente, c'è sempre un cliente che ha esigenze espresse o implicite, dichiarate o non dichiarate. Nel tempo la norma ha subito ovviamente molte variazioni. Io qui vi riporto una definizione che è quella della ISO 9000 del 2005. Siamo arrivati comunque alla ISO 9000 del 2008, che è l'ultima versione, dunque, se non ricordo male, c'è l'ultima poi ancora del 2015, ma comunque diciamo nella norma viene appunto definito il concetto di qualità, come vedete per esempio già nella 9000 del 2005, un concetto molto più, una definizione molto più stringata e molto più sintetica di qualità. Si dice infatti che la qualità è il grado in cui un insieme di caratteristiche intrinseche soddisfa i requisiti, quindi molto più sintetico, molto più ermetico. E nella norma appunto si rimanda a delle definizioni, in particolare si parla e rimanda la norma, si parla di caratteristiche e di requisito, in particolare un insieme di caratteristiche. Le caratteristiche possono essere ovviamente per un prodotto intrinseche o assegnate, qualitative o quantitative, e per esempio parla di caratteristiche fisiche, sensoriali, comportamentali, eccetera, eccetera. Quindi sono le caratteristiche di un prodotto, caratteristiche, come dire, sia tecniche che funzionali che un prodotto ovviamente può avere. E ancora la norma rimanda sempre nelle definizioni, rimanda al concetto di requisito, soddisfa i requisiti del cliente, che sono per l'appunto le esigenze che possono essere implicite o cogenti. Le cogenti ovviamente sono quelle imposte per legge, quelle che deve comunque avere un determinato prodotto per legge. Le implicite sono quelle che invece non vengono dichiarate dal cliente, ma che comunque ci si aspetta di ritrovare nel prodotto. Le esplicite sono quelle che invece il cliente conosce e dichiara, richiede esplicitamente. Questo per dirvi che il concetto di qualità, grazie anche alla norma che lo definisce questo concetto in maniera chiara, ha subito certamente nel tempo, come avete visto, un'evoluzione. No? Passando da, quindi come dicevamo, ad assenza di difetti, così come veniva considerato inizialmente, abbiamo detto in maniera errata, a insieme di caratteristiche di un prodotto in grado di soddisfare i requisiti, ovvero le esigenze implicite o esplicite di un cliente. E ovviamente a questo concetto è strettamente collegato il concetto di certificazione. Certificazione secondo la norma, e come sapete la norma a cui faremo riferimento è la ISO 9000. Prima però di arrivare alla ISO 9000, vi rubo e poi vi faccio fare, se volete, un po' di pausa. Prima di arrivare però alla ISO 9000, sappiate che il passaggio
il percorso che porta ovviamente a questa norma è stato molto lungo. In effetti, chiariamo innanzitutto che cos'è la certificazione e che cosa si intende per certificazione. Che cosa significa certificarsi? Allora, la certificazione è un atto, è un'azione mediante la quale una parte terza indipendente, che ovviamente coincide poi con chi? Con l'organismo di certificazione, con colui che mi deve certificare, dichiara che un determinato prodotto, un determinato processo, un servizio è conforme a quella che è una specifica norma che viene presa ovviamente come riferimento. Quindi se io mi certifico secondo la norma, secondo la ISO 9000, per esempio, ISO 9001, che cosa significa? Che ci deve essere una terza parte. Una terza parte significa uno estraneo, uno esterno, che ovviamente che cosa fa? Valuta il prodotto, il processo, quello che voglio che venga certificato. Viene certificato un prodotto, può essere certificato un sistema di gestione della qualità, può essere certificata una persona, un individuo. Allora, che cosa voglio che venga certificato? Allora, questo ente terzo dice che quel prodotto, quel sistema, eccetera, eccetera, è conforme, cioè risponde a quanto indicato in una specifica norma, in questo caso logicamente la ISO 9000. Quindi c'è un produttore, c'è un processo o un servizio o un prodotto che viene certificato con un cliente che ovviamente è l'utilizzatore di questo prodotto, processo, servizio, e ci deve essere una terza parte indipendente che attraverso quello che è il certificato, che è una dichiarazione di conformità alla norma, dichiara quindi che quanto realizzato è conforme alla norma di riferimento. Ovviamente molto spesso uno si chiede: ma perché mi devo certificare? Per quale motivo devo certificarmi? Allora, è chiaro che la certificazione, sapete, io posso avere delle certificazioni che sono obbligatorie o certificazioni che sono volontarie. Allora, se ho una certificazione che è obbligatoria, da lì non si scappa, devo certificare necessariamente. Ma se volontaria, come il caso della ISO 9000, che non è imposta dalla legge, per quale motivo un'azienda dovrebbe certificarsi? Allora, i motivi possono essere diversi e più svariati. Allora, io avevo cercato così di sintetizzarli e di fare in sostanza riferimento a tre aspetti. Allora, il primo adeguamento a quelle che sono richieste del mercato. Oggi, per esempio, il mercato richiede, anche se non è un obbligo, ripeto, ma viene per esempio richiesto in alcuni settori che ci sia una certificazione ISO 9000. Per esempio, nel caso degli alberghi ospitano turisti stranieri, ad esempio, viene richiesto per entrare nel circuito, viene richiesto all'albergo la certificazione ISO 9000 e ISO 14000, che fa riferimento invece all'ambiente. E quindi per potersi adeguare a quelle che sono esigenze, richieste del mercato, ci si certifica. Pensate, avevo letto che per poter partecipare alle gare per la fornitura di divise all'esercito britannico, le aziende che partecipano a queste gare devono essere certificate ISO 9000, o almeno dovevano essere certificate ISO 9000. Adeguamento, l'altro aspetto potrebbe essere alle richieste dei clienti. Pensate ad esempio che Fiat chiedeva e imponeva
ai suoi fornitori di essere certificati ISO 9000. Quindi per poter essere fornitore Fiat dovevi, Fiat in quel caso logicamente è cliente, no? di questi fornitori che fornisce di componenti assieme di quant'altro, di alcuni componenti che vengono poi portati sulle macchine, bene, Fiat ti chiede devi essere certificato ISO 9000. Così come l'altro aspetto potrebbe essere per aumentare la competitività, quindi per aumentare l'efficacia e l'efficienza del sistema. E quindi di fatto capite bene che cosa intendevo dire qui, dimostrare conformità del prodotto alla norma e quindi dimostrare in qualche modo che il prodotto che sto realizzando è conforme ad una determinata norma di cui per esempio si parla, di attestare attraverso la certificazione la qualità, la durabilità, l'affidabilità di un determinato prodotto, di un processo, garantire la sicurezza, e questo ovviamente per far sì che la circolazione di questo prodotto, di questo servizio avvenga liberamente all'interno della comunità europea. Per quanto riguarda i principali tipi di certificazione, appunto ve l'avevo già accennato, esistono due o meglio tre tipi di certificazione: una certificazione volontaria, una certificazione obbligatoria e poi in effetti una certificazione obbligata, cioè è imposta dal cliente stesso, per capirci vedi Fiat, però che obbligava almeno i fornitori a essere certificati ISO 9000,